Amici di Bici Sport, di qui bicisport.it, antivigilia di Parigi Roubaix, antivigilia con Filippo Ganna. Filippo, un piacere intanto rivederti, sereno, disteso. Sono tornato, dai. Quindi voglio dire, c'è il sole oggi, quindi bellissimo. Siamo, come detto, ci stiamo avvicinando al grande giorno. Pippo, come stai prima di tutto? Stamattina già a svegliarsi col sole, essere in maniche corte in Belgio, non mi sembra vero, quindi bene. È un buon inizio. Dopo la Sart è stato un periodo un po' di recupero, cercare di recuperare un po' di energia, abbiamo fatto un bel blocco di lavoro, abbiamo visto anche i ragazzi che sono usciti da lì, hanno fatto veramente un buon continuo di stagione. Io ho avuto un periodo di allenamento in pista, in vista anche della Coppa del Mondo che ci sarà qualche giorno dopo Roubaix. Vediamo tra due giorni, più o meno tra un'oretta, ancora tra un paio d'ore, vedremo come sarà il risultato di questa Roubaix. Chiaro. Senti Pippo, ovviamente sappiamo la storia, insomma, che tu hai avuto con questa corsa, hai debuttato, l'hai conosciuta nel 14 da junior, sei in maglia azzurra, nel 16 da under 23 l'hai vinta con la Colpa, che insomma con la tua squadra, l'hai corsa da professionista due volte se non ricordo male, Y nel 18, Sky nel 19, cos'è la Roubaix per te? Raccogliendo in sintesi un po' tutte queste esperienze che hai vissuto. Ma tanta fatica, perché alla fine quando entri in quei 30 settori ogni volta vorresti che finissero prima, ma non finiscono mai, quindi è tanto, tanto sofferenza, però è bello, dai. Non posso dire che l'ami, perché amare una corsa del genere vuol dire essere un po' sadico, quindi io sadico magari nel momento la detesti, ma poi l'ami dopo. Ma non so, la farei provare a chi l'ama a casa, che dice che è bella, perché poi si lamenta dell'asfalto a casa, esatto. Quindi non so quanto possa amarla. Però diciamo che sono bei ricordi di gente anche di un certo livello che l'ha vinta, quindi ti fa tanta storia alle spalle e tanti campioni, quindi sì. Il bello è quello. Abbiamo ricostruito un po' l'avvicinamento di questa Roubaix, ricostruendo anche noi con qui bicisport.it, quel giorno con De Candido del 14 in ammiraglia, c'era anche Cassani all'inizio un po' come tecnico anche degli azzurri, poi ovviamente con, come detto, la vittoria dell'Under 23. Rimanendo invece sulla corsa, avete fatto un sopralluogo già con la squadra, con Cioni già qualche giorno fa, e ovviamente anche materiali, avete provato un po' la ricognizione, quindi insomma la condizione adesso com'è, a parte tutto, insomma, le difficoltà iniziali eccetera, ti senti soddisfatto di come arrivi, cioè ti senti uno dei papabili protagonisti per la corsa di domenica? La ricognizione è stata fatta più o meno 3 settimane fa, quindi era ancora prima della Sart. Là la gamba magari non era dei migliori, ma già era buona. Adesso la Sart è stata l'ultima corsa, diciamo che come ne sono uscito non ha dato il morale che mi aspettavo, però abbiamo poi lavorato ancora un po' in pista, abbiamo fatto qualche lavoro specifico e i numeri dovrebbero esserci, ovvio, da un effort di 5 minuti a uno da 6 ore e mezza, 7, okay. Cambia. Okay. Io più di così non sapevo cosa fare, sono arrivato al mio massimo, vediamo cosa potrò fare in gara. Sinceramente la parte che mi fa più paura è i primi settori, dove ci sarà più bagarre, dove ci sarà un po' più di lotta per entrare davanti, certo. Dopodiché conteranno le gambe e tanta fortuna. Abbiamo visto anche Gianni l'anno scorso, tante gambe ma poca fortuna. Ti ha chiamato Gianni, ti ha detto qualcosa? L'avevamo sentito appena dopo la gara lì fatta, e ci siamo sentiti ma per cavolate nostre, non per la corsa. Quindi le riservate, diciamo, da non comunicare. Ultimo paio di domande, Filippo. Sarete una squadra fortissima ovviamente al via. Sarai il capitano o partirete magari anche, non lo so, con Chiato? Ma di sicuro siamo una squadra completa. Abbiamo fatto vedere che anche nelle altre classiche eravamo sempre davanti, eravamo sempre pronti all'attacco e a farci vedere, quindi se i ragazzi alla mattina staranno meglio di me, logicamente sarò di supporto a loro. Io vedrò il giorno della corsa, cercare anche i chilometri prima del primo tratto, capire come sto. Non si esclude niente, quindi. Esatto. Vediamo se loro stanno meglio, di sicuro non mi tenerò indietro a lavorare per loro. Okay. Se mi danno fiducia cercherò di ripagarla fino all'ultimo metro. Benissimo, ultimissima domanda, favorito numero uno Van der Poel, ci saranno delle sorprese, rientra Van Aert, ma è un punto interrogativo, quali saranno secondo te i protagonisti? Anche Sonny l'anno scorso non era tra i favoriti, ha fatto una corsa stupenda, quindi
Vediamo, la Roubaix anche questo, chi ha gambe in quel giorno può far vedere qualcosa di grande. Ultimissimo saluto dunque a Sonny, anche perché ovviamente l'hai ricordato. Ciao Sonny, ovviamente ti aspettiamo presto e vogliamo rivederti presto in gruppo comunque tra di noi. Filippo, un messaggio, un saluto a Sonny. Poteva esserci così, l'Italia non si mette su queste spalle, sulle sue. La senti un po' la pressione quindi? No, scherzo, quello no, nel senso, io l'ho detto, posso arrivare qua con le gambe migliori, avere tanta sfortuna e non fare niente, o arrivare con una pessima gamba ma avere tanta fortuna di essere davanti, quindi Roubaix anche questo, ci vuole tanta fortuna e insieme di cose, insomma. Ci sono tanti fattori che altre corse non hanno. Tu preferisci solo pioggia, fango o se sole, asciutto, va anche bene, dai. Perfetto, allora Filippo, grazie per la disponibilità, gentilissimo, ti lasciamo andare e in bocca al lupo. Grazie. Ciao Filippo.